Buonasera ragazzi, benvenuti su Punto Mauflex, io sono Mauro e questa qua è la nostra run in Dark Souls 2. Ragazzi, purtroppo ho dovuto lasciare per un po' di tempo i gameplay sul canale perché la mia scheda video, ovvero la ATI HD 6850, si è bruciata. L'ho appena sostituita con una R9 270 della Club 3D. Ma che dobbiamo fare? Riprendiamo la nostra run e vediamo di fare qualcosa di utile. Allora, qua c'eravamo state. No. Ah, prima cosa, possiamo fare uno subito. Andiamo un attimo da straight. Mi pare che non l'avevamo spietrificato, però forse lo facciamo meglio. Se partiamo da qua. Guardalo! Ci ha droppato l'elmo suo. Ok. Io ho sbagliato, cacchio, troppo tempo ci ho messo. Prevenire è meglio che curare. Qua prendo il muro. Ok, non l'avevamo sbloccato, infatti. Oh, ciao straight. Puoi uscire, eh? Ora, quello che mi interessa a me, o meglio a noi, è l'arco dei Cavalieri dei Draghi, che ancora non possiamo utilizzare, ma che a breve utilizzeremo. Per adesso non ci serve nemmeno parlarci. Accendiamo il falò e possiamo tranquillamente riprendere il nostro cammino. Yeah.
Abbiamo anime da consumare? Sentinella flessibile, usa. Usiamo pure questa. Basta veleno. Basta veleno. Mi doveva avvelenare per forza. Torcia. Recuperiamo l'oggettino qua. Vediamo un po' di usare un po' di frecce. Devo comprare qualche freccia. La freccia, sti cazzi. Cedi il passo. Ti sedano. In pratica si può andare da qua, però non ci sono oggetti proprio interessanti da recuperare, almeno che no, che non mi servono a me, quindi lo eviterò proprio. Qua è per andare
con un altro patto, ma non mi interessa adesso. Un attimo. Ah, bravo. Mi ha preso. Ehi. Se non ricordo male, io qua potrei anche andarci, vero? Quello che mi interessa è la fiaschetta Estus. Aia. Quanto veleno. Dai. Ma dai, che si vede che è finta. Vediamo il messaggio. No. Un rapper anello, quindi sì. Bam! Mi pare che c'è l'anello del veleno, non vorrei sbagliarmi. Anello del veleno, anima del cavaliere valoroso. Yes. Abbiamo recuperato poi una fiaschetta. Era già avvelenato. Al volo. Maledizione. Caccia, quanta energia mi ha cacciato con un colpo? Ah, cioè, mi sono messo in una situazione bruttissima. In riva ad un fosso. Infatti a me mi succede, no? C'è una emerita mazza. Questo nemmeno mi serviva, questo ingenzo dello scettico. E vabbè, andiamo al boss. Rompo? Caccia! Mi ero scordato! E stai fermo un attimo! Fai fermo! Aia! Stai fermo! Non vedo. Ah,
Bravo! Non dovrei nemmeno curarmi, però. Ma stai fermo, dai, non mi fare perdere tempo. Still on the road. Sorry to have burdened you so. This is for you, by way of apology. Nella protezione c'è più uno, ottimo. Ascoltando io la tua storia. Allora, vediamo un attimo la giola e livelliamo. Avanziamo di livello. Allora, ci serve 1, 2, 3. Ah, solo 3. Vediamo se riusciamo a farne un altro con le anime. 5.000. Sì, ce la facciamo. Allora. 18. Ok, destrezza, abbiamo finito. Possiamo già indossare. Sì, ok. Comprare qualche freccia. A questo oggetto 128 frecce. Normale. Perfetto. Possiamo continuare. Possiamo continuare. Yeah.
Anzi. Sì. Le botte. Oh oh. Sono scordato. Forza, forza, veloce, veloce. Aia. Aia. Ma sono pesante. Why? Ah, per questo. Quindi senza guanti devo stare. Senza guanti. In fast roll, fat roll. Usciamo. Che me l'ho spostato di lato. Quanta energia c'è? L'oggetto adesso qua trovo un personaggio bizzarrissimo. Shush, you idiot. Stay quiet. I'm on the run. Don't give me away. Non ti preoccupare. You're a fugitive too, eh? Yeah. Why else would you be here? You want to climb the... I can lend you a lap, but why you... I have you no gratitude? I let you. Ma se... Or... Andiamo a recuperare un frammento di tenete scintillante. Bravo, socio. Bravo. Go on ahead. I won't offer this to you twice. Dai. È una pietra di Farnus. Parliamoci un attimo, ci racconterà la storia. Diamo un gesto, parla. Well, apparently there's this and the poison. Well, just, you know, the health and beauty and that sort of stuff. And I thought only human women were so petty. That creature. Hmm? Temper umana. In fact, she was wed to the prince. But her husband? The princess was desperate. And saw it eternal open that it would restore them. Before long, the princess's... Now, listen here. Long ago,
We say Dranglet now, but countless kingdoms have and this won't be the last. That damned hag just can't. She's going to get us all. God, I'm not going to do. God, I. Okay. Find it. All of it. Charles, I'll jump. Ma ce ne sono due qua? Giusto, non ci ho parlato proprio con Pate, doveva essere qua. Vabbè, non ci interessa tanto a noi. Sì. Ehi. Pietro di Pharos. Porca puttana. E chi se lo sono immaginato che faceva tutto sto danno. Prendo danni potentissimi. Scappare via. Là non mi serve a niente, qua è chiuso. Scusate, piccola interruzione, possiamo riprendere. Poi abbiamo eliminato tutti. Cazzo. Queste frecce fanno schifo. Anello del drago eterno. Fagli il backstep, va. Thank you.
accetto luna piena. Questo io non l'avevo mai visto, forse. No, l'avevo visto, sì. Qua c'era qualcosa, sì. Se non mi avvelenavo solo. Ci dovrebbe esserci il save point. Però io non voglio sedermi. Che è successo? Ah, di scatenare. Scatena così per niente. Thomas. Posso mettermi adesso i guanti? Sì. Grazie Thomas. Grazie Thomas. Grazie Thomas as well. Mi piace questo set d'armatura. A breve riusciremo pure a indossare i guanti, magari. Anche se i guanti che uso sempre io sono altri. Oh, forte ferro. Finalmente. Bene, e ci salutiamo.
Ok ragazzi, è stata una bella partita, finalmente ripartiamo, siamo ripartiti con la nostra run che si era bloccata per qualche giorno, adesso dovremmo andare un po' più spediti. Alla prossima ci aspetta Forte Ferreo, uno dei luoghi più affascinanti di Dark Souls 2. Con questo vi saluto ragazzi e alla prossima, ciao ciao.